Buonasera e ben trovati in questa seconda edizione del TG6. La previsione del 2021 non sembra confortare i numeri della sanità regionale, per cui ci sarebbe un disavanzo di circa 107 milioni di euro. Pronta la replica dell'assessore Verì, secondo cui i contenuti del tavolo di monitoraggio sono già superati. Il servizio di Stefano Recanati. Si riaccende lo scontro politico tra maggioranza e opposizione per quanto riguarda la sanità abruzzese. Il rapido botta e risposta tra l'ex assessore alla sanità dell'allora giunta D'Alfonso Silvio Paolucci e l'attuale in quota Lega Nicoletta Verì è arrivato a margine della pubblicazione dei contenuti del verbale post riunione del 13 dicembre. Nel documento si parla di un disavanzo di gestione della sanità abruzzese di 107 milioni di euro nel 2021, definito dal tavolo di monitoraggio ministeriale non coerente con il piano di rientro né con le risorse programmate. Le forti preoccupazioni hanno portato l'ente preposto ai controlli a raccomandare alla Regione il presidio dell'andamento dei costi e dei ricavi al fine di assicurare gli equilibri. Ma non basta, la Regione, sentenzia il tavolo, non sta programmando una strategia contabile per ridurre questo ingente deficit. Con riferimento alla bozza di programma operativo 2019-2021 si rileva, prendendone atto, che il documento inviato alla Regione non risulta coerente con il recupero strutturale dell'incidente di disavanzo che si starebbe profilando sull'anno 2021. In tali termini si raccomanda la trasmissione della bozza di programma operativo 2022-2024 anche alla luce delle precedenti richieste dei tavoli, al fine di individuare tempestivamente le misure da porre in essere per la programmazione del prossimo triennio. Analizzando il documento, a preoccupare non c'è solo il disavanzo. Infatti, gli abruzzesi che vanno a curarsi in ospedali e cliniche extraregionali, ovvero la mobilità passiva, è arrivata ad un saldo negativo di 100 milioni di euro, il 73% del quale definita evitabile. E poi viene sottolineata la mancata consegna del piano di riordine della rete ospedaliera, della nuova versione del programma operativo Covid, la mancata adozione del documento linee di indirizzo per il riordino della rete territoriale, anche alla luce degli obiettivi di potenziamento dell'offerta territoriale previsti dal PNRR. Tutto questo sarà approfondito in sede di conferenza stampa da parte del Partito Dem mercoledì 27 a Pescara. Intanto, però, è subito arrivata la replica dell'assessore regionale Verì, che afferma come i dati contenuti nel verbale del tavolo di monitoraggio dello scorso 13 dicembre sono superati e che il documento fa riferimento a dati previsionali e non a consuntivo, assicurando che sono stati adottati i necessari correttivi, i quali hanno permesso di chiudere l'esercizio 2021 senza perdite. Bollettino del coronavirus, oggi in Abruzzo 940 nuovi positivi, eseguiti 758 tamponi molecolari e 3732 test antigenici, il tasso di positività è pari al 20,93%, i nuovi positivi sono residenti 140 in provincia dell'Aquila, 308 in quella di Chieti, 243 in quella di Pescara, 203 in quella di Teramo, 21 di fuori regione, mentre per 26 sono in corso verifiche per l'accertamento. Deceduto risalente ai giorni scorsi, nelle ultime 24 ore sono 688 i dimessi guariti, mentre salgono a 53.533 gli attualmente positivi, più 251 rispetto a ieri, 322 i ricoverati in area medica, più 5 rispetto a ieri, 12 quelli in terapia intensiva, meno 2 rispetto a ieri. Cambiamo pagina, pronta l'ordinanza del commissario Legnini per stabilire un prezziario unico sui materiali dell'edilizia e per aumentare i contributi statali ad abitazioni private e imprese. Sul testo, che dovrebbe dare nuova linfa alla ricostruzione delle aree terremotate, sarebbero già d'accordo Lazio, Umbria e Abruzzo, non convinte invece le Marche. Giuseppe Dintino. In arrivo nuovi aiuti per le aree terremotate. Governo e regioni sono a un passo dall'accordo per la definizione del pacchetto di misure volte a contrastare il caro prezzi e a sbloccare la ricostruzione. Venerdì infatti si è riunito lo staff del commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia Giovanni Legnini, che ha proposto una nuova ordinanza, così come aveva annunciato a fine marzo scorso in un incontro a Montereale. Il testo redatto dalla cabina di coordinamento prevede l'adozione di un prezziario unico per il cratere, tenendo conto del rincaro dei materiali. Negli ultimi mesi, infatti, il costo dei materiali e del loro trasporto è aumentato mediamente del 40%, emblematico il prezzo del bitume, che è cresciuto di oltre il 75%.
L'ordinanza prevederebbe anche maggiori fondi statali per le aree terremotate. Il contributo per la ricostruzione degli immobili aumenterebbe del 20% per le residenze private e del 25% per i siti produttivi, con un effetto retroattivo coinvolgendo anche le spese effettuate dai proprietari a partire da luglio 2021. Si calcola che ciò debba produrre un beneficio di 4 miliardi di euro nell'arco di una decina di anni, una spinta ai lavori sui 40.000 immobili ancora da riqualificare. Dei 27 miliardi stimati per il costo della ricostruzione, finora ne sono stati investiti solo 7. Sulla formula proposta da Legnini sarebbero già d'accordo Abruzzo, Lazio e Umbria. La regione Marche, dove si trovano 3/5 delle infrastrutture danneggiate, non sarebbe ancora convinta, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta nei prossimi giorni. In attesa di sviluppi, la cabina ha approvato 2 bandi per gli incentivi destinati alle imprese, previsti dal Fondo Complementare Aree Sisma 2009-2016. Si tratta di fondi aggiuntivi rispetto a quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Nazionale. A disposizione 180 milioni di euro, primi bandi di un pacchetto che ammonta nel complesso a oltre 600 milioni, volti allo sviluppo industriale, turistico e ambientale delle aree terremotate. Un ciclista di 51 anni, Pavel Talaga, di origine polacca, è morto durante una gara ieri pomeriggio. La tragedia è avvenuta tra Roccapia e Roccaraso, nei pressi della galleria La Portella, mentre stava effettuando una gara individuale di 775 km, la Ultra Cycling, che attraversa il centro Italia. L'uomo è stato investito prima da un'auto e poi da un ciclista che transitava nella zona. Immediati soccorsi del 118, allertato dai presenti. Ma purtroppo per il ciclista non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. La salma resta a disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona, che ha disposto la ricognizione cadaverica e sta valutando la necessità di ricorrere all'esame autoptico. I rilievi sono stati compiuti dalla Polizia Stradale di Sulmona, che si sta occupando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità. Il ciclista stava partecipando alla Rai 775, una sorta di doppia Tirreno Adriatico in corso in questi giorni, partendo da Sibli Marina. La gara ciclistica attraversa 4 regioni, toccando 2 volte il mare Adriatico e il mar Tirreno, per un totale di 10.000 metri di dislivello. Pavel Talaga era l'unico partecipante nella categoria over 50. E ora la pagina dedicata alla festa della Liberazione. Iniziamo con quanto avvenuto quest'oggi a Chieti, con la cerimonia istituzionale, ma tanti sono stati gli eventi. Il servizio di Serenia Secondi. La mattinata di celebrazioni per la festa della Liberazione a Chieti ha fatto tappa nei luoghi simbolo della memoria. Una corona di alloro è stata deposta in Largo Cavallerizza, in Largo Martiri della Libertà, davanti alla lapide in memoria delle vittime teatine e al monumento ai caduti della Villa Comunale, dove si è svolta la celebrazione per le vittime della Resistenza con l'alzabandiera. Un 25 aprile che quest'anno inevitabilmente ci porta a fare dei parallelismi con l'Ucraina, che oggi combatte contro un invasore. Noi parliamo di resistenza, parliamo di memoria, affinché gli orrori della guerra, le ingiustizie e tutto quello che la guerra comporta non accadano, possano non accadere più. Eppure intorno a noi questa esperienza tragica ciclicamente la riviviamo. Questo non significa che i popoli e soprattutto i giovani ricordino quello che è stato e che evitino ulteriori situazioni tragiche come quelle che stiamo vivendo. Quindi un appello alla resistenza, un appello alla memoria, soprattutto per i giovani, affinché alcune cose non capitino più. Il 25 aprile è stato un giorno importante per la nostra storia, che ci ha consegnato un momento di pace. Le generazioni che ci hanno preceduto, a cominciare dai miei nonni, i miei genitori, hanno voluto per noi la pace. Io vorrei così altrettanto per i miei figli, per i miei nipoti, ma è il desiderio mio, non è il desiderio del prefetto ovviamente, è il desiderio del comune cittadino. Vorremmo consegnare un mondo di pace.
questa giornata deve far riflettere. Quest'anno Chieti ha dedicato 3 giorni alle celebrazioni del 25 aprile, l'inizio di un percorso della memoria che si ripeterà negli anni a seguire. La nostra città quest'anno ha dimostrato non solo l'appartenenza al popolo italiano, ma ha dimostrato il grosso attaccamento agli ideali di libertà, e questo non può farmi altro che piacere. Sono stati i ragazzi delle scuole cittadine i protagonisti della cerimonia del 25 aprile questa mattina a Pescara in piazza Garibaldi, alla presenza delle massime autorità civili e militari. Paolo Renzetti. Celebrata anche a Pescara la giornata del 25 aprile ed il 77° anniversario dalla liberazione, in piazza Garibaldi si sono ritrovate questa mattina alle 10 le massime autorità civili e militari per la celebrazione solenne. Il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, dopo aver passato in rassegna i rappresentanti dei corpi schierati, dopo l'alzabandiera affiancato dal sindaco Carlo Masci e dal vicepresidente della provincia Giorgio De Luca, ha deposto una corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti militari e civili di tutte le guerre. La novità di quest'anno della festa del 25 aprile qui a Pescara è la presenza degli studenti, ma una presenza non meramente passiva o ricettiva, ma una presenza attiva. Ho voluto fortemente che gli studenti si rendessero protagonisti di un messaggio. Non avevo sentito i loro discorsi, né li avevo letti, devo dire che sono stati bravissimi e questo ci fa sperare per il futuro. Quello di oggi, come ha ricordato il Presidente Mattarella, assume un significato particolare per ricordarci che i valori della libertà, dell'indipendenza, della lotta contro ogni totalitarismo sono i valori fondativi della nostra Repubblica, della nostra democrazia. Dobbiamo essere bravi a preservarli quotidianamente e, come dicevo poc'anzi, è fondamentale che questi valori si rinnovino ogni giorno nelle giovani generazioni. Allora la loro presenza, non come normalmente avviene nelle cerimonie, istituzionali, veramente passiva, ma da protagonisti attivi, penso che sia l'aspetto da segnalare. Il sindaco Carlo Masci ha ricordato come il messaggio di pace oggi sia più che mai attuale. Libertà è un concetto che noi pensiamo di avere acquisito per sempre, invece ogni volta ci rendiamo conto che non è così. La libertà è sempre messa in discussione e dobbiamo difenderla ogni volta, come i nostri nonni, i nostri padri l'hanno difesa nel 1945, come oggi la stanno difendendo i combattenti ucraini che combattono per la loro terra, e come dovremo fare ogni volta tutti quanti noi e chiunque tenga la propria terra, la libertà, la democrazia, la giustizia, la legalità in ogni momento della nostra vita, non soltanto in queste ricorrenze, ma ogni giorno comportarci in maniera tale che la libertà veramente sia un afflato che prenda tutti quanti noi in ogni momento. Alla cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza degli studenti del liceo classico Gabriele D'Annunzio, del liceo scientifico Galileo Galilei, dell'istituto tecnico Tito Acerbo e dell'istituto alberghiero De Cecco. Nel secondo anniversario dall'uscita dalla zona rossa, Caldari di Ortona ha voluto ribadire la sua volontà di guardare al futuro presentando il premio Caldari Evviva in attesa della prima edizione che si svolgerà il prossimo anno. È stato premiato il vice direttore dell'Huffington Post, Alessandro De Angelis. Vediamo il servizio. Numero 0 per il premio giornalistico nazionale, che in realtà quest'anno debutta solamente, ma dal prossimo anno ci sarà una giuria e quindi partirà in grande stile. Caldari Evviva, perché? Nasce per dare un segnale di ripartenza e di vitalità a questa piccola contrada, che è piccola sì, ma è grande perché è grande di valori e soprattutto è grande perché ha un territorio ricchissimo, a vocazione vitivinicola importante, quindi un grande polo vitivinicolo, e noi come azienda da sempre insistiamo su questo territorio, da sempre azienda vicina al territorio, e con la mia famiglia abbiamo deciso che questo segnale fortissimo, appunto il 22 aprile di 2 anni fa, quando suonarono le campane per dire al mondo e comunicare che si voleva ripartire, ecco, con questo noi vogliamo dare un aiuto, un segnale tangibile per poter dare spinta al nostro territorio.
Due anni fa, il 22 aprile 2020, Caldari, una frazione di Ortona, usciva da uno dei suoi periodi più difficili. Terminava la zona rossa che era stata imposta a causa dell'alto numero di contagi da Covid. Una situazione in cui eravamo tutti impreparati, dalle istituzioni fino all'ultimo cittadino, però tutti ci siamo uniti, ci siamo stretti l'uno con l'altro, a cominciare dalle istituzioni, perché io uno dei ricordi più belli che porterò è proprio questo, cioè l'unione che c'è stata, la sinergia tra le istituzioni, perché eravamo tutti impreparati, mai nessuno aveva vissuto una situazione del genere, e la città di Ortona, in particolare Caldari, ha vissuto in prima persona la zona rossa, e quindi ricordo molto bene tutte le problematiche annesse e connesse a quella situazione di restrizioni. Oggi, a testimonianza che Caldari ha rialzato la testa e guarda al futuro, nasce il premio giornalistico Caldari è viva, promossa dalla Proloco di Caldari e da Nicola D'Auria, imprenditore vitivinicolo che crede nella forza della sua terra. Per il debutto del premio, in attesa dell'edizione 2023, che avrà una giuria tecnica patrocinata dall'Ordine dei giornalisti, l'edizione numero 0 del premio Caldari è viva è stato assegnato al giornalista Alessandro De Angelis, vice direttore dell'Huffington Post, e riconoscimenti sono stati assegnati ai giornalisti della stampa regionale. Quanto è importante raccontare il giornalismo d'emergenza? Giornalismo di emergenza è fondamentale, diciamo, queste terre, io sono aquilano, diciamo, si vide già a ridosso del terremoto, è la cronaca, i fatti in presa di vetta. E guarda, ora nell'era dei social ci si è domandati, no, a che cosa serve il giornalismo, perché in fondo con i social tu riprendi e mandi delle immagini. Invece io credo che proprio nell'emergenza e nel racconto si vede l'insostituibilità, diciamo, della mediazione giornalistica, no? Ecco. I fatti è vero che parlano da soli, ma non sempre i fatti parlano da soli, cioè quando tu vedi appunto Buca, dicevamo prima, piuttosto che Mariupol, piuttosto che le devastazioni che stiamo vedendo in questi giorni, il racconto spiega, e il racconto è una verifica della notizia. Lo sport, il pareggio di sabato contro Limolese relega il Pescara al quinto posto in classifica e alla necessità di partire dal primo turno playoff. All'Adriatico Cornacchia arriverà la Carrarese, il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani, al termine della gara con la squadra romagnola ha espresso un po' di delusione da cancellare già da domenica, quando non saranno ammessi calcoli o errori. Vediamo. Sì, ci costringe a scendere in campo, però poi alla fine magari non fermarsi può essere anche un aspetto positivo. Guardiamola dal punto di vista positivo, sicuramente oggi c'è delusione, perché dal pensare a possibile terzo posto, arrivare quinti con una partita così, sicuramente c'è un po' di delusione. Nel primo tempo abbiamo fatto non bene, nel secondo tempo abbiamo avuto la fortuna, la bravura di andare in vantaggio subito. Si poteva sicuramente capitalizzare meglio alcune palle gol che abbiamo avuto, non l'abbiamo fatto, e quindi poi c'è la beffa del pareggio. Si aspettava un Pescara diverso oggi, Presidente? Insomma, l'obiettivo era quello di cercare di agguantare il terzo posto, ma almeno di mantenere il quarto, invece non è andata come si pensava. Sì, anche se purtroppo quando giochi queste partite, come ho sempre detto, in playoff alla fine te le devi giocare le partite, quindi non devi fare calcoli, e chiunque arriva non deve fare calcoli insieme a te, per cui forse si vedrà magari più gioco, meno perdite di tempo, meno ostruzionismi di qualsiasi tipo, che purtroppo in questo campionato si vedono ogni partita, che qualche squadra che ti è dietro, se riesce ad ottenere qualcosa, poi la partita diventa di 5 minuti. Deluso da qualcuno in particolare, Presidente? No, perché voglio dire, abbiamo fatto la nostra partita nel secondo tempo, abbiamo fatto la nostra partita, potevamo fare almeno altri due gol, non li abbiamo fatti, e purtroppo ci sta che puoi sbagliare, così come magari in qualche partita hai fatto degli eurogol, oggi abbiamo sbagliato l'impossibile. Con la Carrarese però domenica prossima non si potrà sbagliare assolutamente. Nel modo più assoluto, se vuoi andare avanti non puoi sbagliare, è chiaro. Dispiace che, ripeto, dal possibile terzo posto arrivi quinto, però
questo è il campionato e quindi giochiamocela fino alla fine. Bisognerà ora ricaricare le pile, c'è una settimana di tempo, insomma l'auspicio è di vedere una squadra diversa contro i toscani. Ma a me la squadra del secondo tempo non è dispiaciuta, nel primo tempo è chiaro che giocare contro una squadra che in 11 si mette dietro la linea della palla non è mai facile, trovare gli spazi, devi trovare una giocata, magari un calcio da fermo, una punizione, se hai la fortuna, la bravura di capitalizzare queste situazioni, magari poi gli altri si devono aprire, devono giocare per cercare di recuperare e tu c'hai qualità per fare male agli avversari, però se poi dopo quando arrivi là davanti non fai gol diventa un problema. Dopo le dichiarazioni di sabato rilasciate in conferenza stampa da Davide Ciaccia arriva la durissima replica degli amministratori della Teramo Calcio che bollano le parole dell'ex patrono attraverso un comunicato ufficiale diramato sul sito web della società. L'amministratore giudiziario e gli amministratori di Teramo Calcio precisano che le dichiarazioni rese dal signor Davide Ciaccia sono autonome affermazioni, non avendo titolo né potere di rappresentanza né tantomeno può allo Stato esercitare la direzione e il coordinamento della SS Teramo Calcio sottoposta a sequestro di prevenzione. L'amministrazione giudiziaria, su impulso dell'organo amministrativo, non ha ancora sciolto le riserve circa i presupposti e le condizioni per assicurare una adeguata continuità aziendale del Teramo Calcio ed è stata rimessa ogni decisione in merito alla autorità giudiziaria competente anche in ordine ad altre questioni rilevanti. Per quanto a conoscenza dell'organo amministrativo non sussiste alcuna manifestazione di interesse finalizzata alla acquisizione della partecipazione di controllo della SS Teramo Calcio SRL che, ove vi sarà, cosa del tutto auspicabile, andrà condotta nelle sedi istituzionali a ciò deputate e con gli organi del procedimento sotto la direzione del giudice delegato e del Tribunale di Roma. Questo è quanto stabilito, quanto dichiarato appunto dalla società sul proprio sito, comunicato diramato nella tarda mattinata. Ed ora scendiamo in Serie D, successo per il Castelnuovo a Nereto nell'unico impegno tra abruzzesi della 30ª giornata. La rete di De Giglio consente agli uomini di Guido Di Fabio di continuare a sperare nella salvezza diretta senza passare dai play-out. Il servizio. Il derby del comunale di Nereto va come da pronostico al Castelnuovo che con qualche sofferenza di troppo nel finale conquista 3 punti di platino in chiave salvezza diretta. Senza strafare i neroverdi hanno ottenuto il massimo risultato che permette ora di guardare al finale di campionato con meno patemi. Per la squadra di Del Grosso la consueta generosità non è bastata per evitare l'ennesimo KO stagionale. Nel tiepido pomeriggio vibratiano si parte con gli ospiti subito propositivi. Bubalo infatti al nono approfitta di una indecisione di Diglio e compagni e con un pallonetto va a sfiorare l'incrocio con la palla che termina di pochissimo fuori. Si gioca senza tatticismi di sorta con la formazione ospite costantemente in avanti alla ricerca del vantaggio. Al 20° sembra fatta per il Castelnuovo con Bubalo che in area sbaglia però il dosaggio del pallonetto mandando la palla appena sopra la traversa. È un monologo dei neroverdi che però rischiano al 29° quando Montano prova il gol della domenica con Natale che è attento e dice no. Al 31° il Castelnuovo però trova il vantaggio con un tocco felpato di De Giglio che su cross di Sparvoli non sbaglia segnando il gol dello 0-1 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al 13° angolo tagliato di Cipriani per i padroni di casa con il portiere Natale che allontana il pallone con i pugni. Ospiti in controllo del vantaggio di misura con un Nereto volenteroso ma spuntato. Il derby resta così tutt'altro che entusiasmante con le emozioni che arrivano con il contagocce. Le sostituzioni operate da Del Grosso e da Di Fabio non cambiano la sostanza del match del comunale. Al 39° Prestiani per il Castelnuovo se ne va sulla sinistra e cross a centro area per Bubalo anticipato in maniera millimetrica da Ferrini che mette il pallone in calcio d'angolo. Al 39° la formazione ospite resta in 10 uomini per il secondo giallo al portiere Natale che tocca il pallone con la mano fuori area. Ingenuità dell'estremo difensore neroverde con Di Fabio che manda così in campo Scardillo al posto di Bubalo. Antonelli si incarica della battuta della punizione con il neoentrato secondo portiere del Castelnuovo che para senza problemi. Finale di partita vivace con i padroni di casa che spingono non riuscendo però a trovare il pareggio. Finisce con la vittoria del Castelnuovo che guarda ora alla salvezza con maggiore fiducia.
Soffre più del dovuto, ma alla fine la Vastese passa sul campo dell'Aurora Alto Casertano, fanalino di coda per gli uomini di D'Addario, 3 punti che consentono di alimentare possibilità concrete di playoff. Stefano Recanati. Vastese brutta e distratta, ma alla fine torna da Pietramelara con in tasca i 3 punti. Un successo che consente alla società di raggiungere la salvezza e poter continuare a cullare sogni playoff. Con Diallo infortunato e Tancredi febbricitante, mister D'Addario opta per Altobelli come esterno di difesa, coppia centrale formata da Allegra e Di Filippo. Alto Casertano, imbottito di under e già retrocesso in eccellenza, prova a chiudere con onore la sua stagione in quarta serie. Per la Vastese è occasione da non perdere, questa per continuare a cullare sogni playoff, e lo sa anche Cristian Stivaletta, che alla prima occasione in area di rigore con il destro mette alle spalle di Vitiello. Terza rete per il numero 10 che mette la gara in discesa. Evidenti i limiti tecnici dei campani, che però con la forza della volontà riescono a farsi vedere con l'interessante classe 2001 Romeo, che crea qualche apprensione ad Altobelli sulla destra e poi con Amabile che prova dalla distanza, ma il tiro termina alto. Aragonesi al piccolo trotto che potrebbero arrotondare sul finale di prima frazione, ma Alessandro calcia addosso a Vitiello in uscita bassa. D'Addario, non contento dell'atteggiamento dei suoi avuto nella prima frazione, cambia e dall'inizio di secondo tempo inserisce Sansone per Pierpaoli. I pericoli fiutati dal tecnico biancorosso diventano improvvisamente realtà quando un pallone perso a centrocampo apre un'autostrada all'Aurora che va fino in fondo con Romeo che di destro mette alle spalle di un incerto di Rienzo. Sesta rete in stagione per lui. Vastese ancora negli spogliatoi, rischia di andare addirittura sotto qualche istante più tardi quando Palumbo si inserisce pericolosamente in aria, ma Ceccacci sbroglia la matassa. Ficara prova a suonare la sveglia servendo in area un pallone invitante che Stivaletta, prima di lasciare il campo ad Alonzi, non riesce a spingere in rete. Il maggior tasso tecnico offensivo però premia i biancorossi, che trovano il nuovo vantaggio con Altobelli, bravo a chiudere con i tempi giusti sul secondo palo e mettere di prima intenzione in rete. Se avanti le cose vanno discretamente, la difesa aragonese fa acqua da tutte le parti. Amabile in avanti viene messo giù in area da Allegra con Cangiari di Cagliari ad indicare il dischetto. Esecuzione affidata al capitano Nicola Mancino, che spiazza di Rienzo con il cucchiaio per il suo terzo centro in questo campionato. La Vastese si aggrappa alla qualità dei singoli ed è proprio una giocata di Ficara, il migliore in campo, che si beve la difesa, regala ad Alonzi un pallone solo da spingere in rete. I titoli di coda sul match calano definitivamente al 50esimo quando Scafetta, neoentrato con un cost to cost sulla destra, taglia in due la difesa e con il piatto mette in rete il gol del 2-4 finale. Ora la pausa e alla ripresa c'è il Fiuggi. In chiusura parliamo di eccellenza, sconfitta sul campo della Torrese, festa rinviata ancora per l'Avezzano, battuto 2-0, con questo risultato per i marsicani sfuma di nuovo la matematica promozione in Serie D. Agnia Cantagalli. L'Avezzano fallisce il secondo match point per chiudere i conti in ottica Serie D, con la Torrese che ha la meglio per 2-0, rimandando i discorsi promozione della squadra di Torti alle ultime 2 giornate di campionato. I biancoverdi ritrovano Dos Santos e Laguzzi rispetto al match contro il Penne, ma l'approccio è simile rispetto alla gara di recupero. La Torrese conferma le buone qualità che valgono i primissimi posti della classifica, mentre i biancoverdi provano ad affidarsi soprattutto all'estro di Bisegna. Numero 10 che inizia la sagra dei tiri dalla distanza dopo 2 minuti, ne seguiranno altri 2 e come il primo tentativo saranno in fotocopia per destinazione lontana rispetto allo specchio di porta. Lo stesso Bisegna protesta al 7° quando da calcio di punizione vorrebbe un tocco di mano della barriera con il direttore di gara, che però non è dello stesso avviso. I padroni di casa testano l'attenzione di Di Girolamo con una conclusione di festa che l'estremo blocca senza problemi. Conclusioni di Bisegna a parte, al 27° Dos Santos prova in girata in area a piazzare il pallone alle spalle di Abate con palla che finisce anche in questo caso alta. Alla mezz'ora così la Torrese passa in vantaggio. Bup porta il pallone da una metà campo all'altra, lascia Gentile che è bravo a battere Di Girolamo per il vantaggio della formazione di Cristofari. Vantaggio che non placa i padroni di casa, che con un tiro cross di Mosca al 35° sfiorano anche il raddoppio. Il presidente Paris abbandona la sua postazione ed inizia la ripresa ai piedi della tribuna per provare ad invogliare i suoi a cambiare ritmo. Besana quasi in risposta si divora dopo 3 minuti una buona
la chance con Di Gianfelice che ci abbatta sugli sviluppi da buona posizione. Qualche minuto dopo nuove proteste da parte di Bisegna che si vede murato il tiro dopo il suggerimento di Dos Santos. Torti chiama fuori pendenza per far entrare Blanco e cambia uno degli avanti anche Cristofari facendo entrare Santi Rocco per Antichi. Al 22esimo Torrese vicino al raddoppio con un altro tiro cross, quello di Selmanai. L'Avezzano torna a far fatica a costruire qualcosa di interessante. Così al 40esimo la Torrese chiude i conti con una bella combinazione sulla sinistra ed il cross di Mastrilli verso il centro area che Santi Rocco spinge in rete per il raddoppio dei padroni di casa. La reazione degli ospiti di nervi è in un tiro di Blanco che abbate para al 41esimo con successivo batte e ribatti che non vede il pallone però finire in rete. Nel recupero terzo gol della Torrese annullato per fuorigioco di Santi Rocco. Finisce con il successo importante per la formazione di Cristofari che si guadagna anche l'accesso matematico ai playoff e con l'Avezzano che negli ultimi 180 minuti di campionato avrà come avversario solo se stesso. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi per parlare di Pescara alla luce del finale di campionato e con i playoff che incombono a partire da domenica prossima. Il TG6 invece torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.